Veniamo ora a presentare un libro che il professor Mario Ricciardi ha curato e per il quale anche è stato autore di un paio di contributi. Il professore ha numerose pubblicazioni e oggi andiamo a presentarne una recentissima. Si tratta del libro La rete e i luoghi, edito da Aracne, a cura appunto del professor Mario Ricciardi. Il tema portante, direi, di questo testo interessantissimo è la rivoluzione messa in atto dalle tecnologie digitali, quindi dalle tecnologie informatiche, dalle tecnologie elettroniche, e c'è un'analisi estremamente approfondita delle implicazioni che questa rivoluzione ha messo in atto. Allora chiediamo subito al professore: c'è stato un radicale cambiamento, il cambiamento è in atto e in quali direzioni possiamo leggerlo? Questa è la domanda delle domande. Questo mondo ha creato, sì, un sistema di insiemi, cioè siamo tutti insieme, però ciascuno è solo, non riesce più ad avere un'esperienza condivisa con degli esseri umani reali. E quindi, essendo isolati, sono di nuovo deboli e quindi, per esempio, facilmente dominabili da coloro che controllano poi, diciamo, dei meccanismi potenti.